pochi giudici e ancora meno personale amministrativo. Al Tribunale di Palmi, se non è allarme rosso, poco ci manca. I numeri di cancelliere e di magistrati che prestano servizio in un tribunale che serve 33 comuni della provincia reggina e un bacino di utenza che supera i 180.000 abitanti sono bassissimi e a mandare avanti la macchina della giustizia in queste condizioni diventa veramente difficile. Ma il tribunale è un momento di criticità per quanto riguarda i vuoti in organico, sia per i magistrati che il personale amministrativo, ma neanche noi stiamo molto bene. Chiedono una mano per fuggire dalle mafie con i loro figli. Per la legge italiana non hanno diritto ad alcuna protezione, anche se hanno fatto la scelta più dirompente, ribellarsi e fuggire dall'andrangheta. Con queste donne e con i loro bambini, Libera lavora da tanto tempo. Si chiama Liberi di Scegliere, il protocollo d'intesa firmato dal Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria e la Procura Distrettuale Antimafia, che si propone di aiutare e accogliere donne e minori che vogliono uscire dal circuito mafioso. Dal 2000 il circolo ricreativo aziendale di Palazzo dei Bruzi ha iniziato a dare alle stampe un periodico, Ora d'Aria, una raccolta di testi di vario genere, racconti, poesie, riflessioni sull'attualità, realizzato da un gruppo di impiegati accomunati da una vena creativa e dalla passione per la scrittura. Già nel 2010 parte di questo materiale era stato trasfuso in un libro, Penne in Comune, in cui era venuta a galla una insospettabile sensibilità degli autori. Adesso è stata presentata una seconda antologia, data alle stampe da Editoriale Progetto 2000, anche questa, come la prima, curata da Gianni Macri. L'ora d'aria per noi è il momento della libertà dagli impegni lavorativi e quindi dedicarsi ad altre cose, come la scrittura, come la poesia, come non lo so, una riflessione da comunicare a tutti. 13 nel complesso gli autori che hanno offerto il loro contributo.